Dai menù solidali alle chiusure, l'anno in prima linea di De Martino, di Sergio Cotti. Raccontarsi in un libro per far conoscere la propria storia e le ricette che dopo soltanto 2 anni di lavoro in provincia di Bergamo, al Florian Maison di San Paolo d'Argon, gli hanno regalato la Stella Michelin. È il lavoro pubblicato dallo chef campano Umberto De Martino. Questo libro innanzitutto per una gratitudine personale, per ringraziare me per quello che ho fatto, per quello che sono riuscito a fare tra mille difficoltà, e comunque anche ringraziare tante persone che mi sono state vicino, che mi stanno ancora vicino, come la mia compagna, e quindi diciamo che è un libro di ringraziamenti generali. Un volume pensato e scritto durante i primi mesi della pandemia per raccontare la sua esperienza di vita e professionale attraverso oltre 60 ricette e centinaia di ingredienti. Molti limoni, molti latticini, agrumi, in tutte le specie, però comunque c'è una evoluzione in queste ricette, perché poi ho vissuto 11 anni in Germania, quindi avere a che fare con persone che mi hanno insegnato a trattare la selvaggina piuttosto che la carne, a fare degli ottimi fondi, cosa che i primi anni della mia vita, vivendo a Sorrento, erano un po' lontane dalla mia idea di cucina. Un anno fa De Martino è stato tra i primi a mettere la sua cucina e il suo tempo al servizio di medici e soccorritori della Croce Rossa nelle settimane più difficili della pandemia. Ora il pensiero torna indietro di 12 mesi a ricordare quei drammatici giorni. Era tanto il da fare che non si riusciva a percepire realmente cosa stava succedendo. Oggi, a distanza di un anno, se ci penso, un po' di magone ti viene. Pranzi, cene, colazioni, De Martino ha cucinato per settimane centinaia di pasti al giorno. Dal lunedì al venerdì la media è di 250-270, il sabato e la domenica si arrivava a 150-160, dalla verdura alla carne, alla pasta, all'olio, a tanti colleghi che dal Piemonte mi hanno mandato tante cose e anche già pronte appunto per alleggerire il lavoro che si faceva qui in quei giorni. E tanti colleghi dal Piemonte, conoscendo un po' la situazione, addirittura mi mandavano già delle loro cose già pronte. Oggi, dopo un anno, il ristorante dello chef, come tutti quelli italiani, è ancora chiuso. Abbiamo avuto tempo per trovare delle contromisure, piccole, grosse, quel che siano, però non l'abbiamo messa in campo, quindi avrebbero dovuto darci delle linee guida molto più chiare, molto più dirette. Io non trovo giusto, per esempio, che un locale come il mio, che su 250 metri quadri abbiamo 15 tavoli, faccia più paura di un autobus o di una metropolitana.